Ciao ragazzuoli, benvenuti e ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick. Continuiamo la nostra fuga in The Last of Us. L'ultima volta ci hanno pizzicato, come mi pizzicano sempre, purtroppo sto qua. Dai che non mi vedete, che non mi vedete, che non mi vedete, bravo. Bravo. Ok. Con calma, con calma, con calma. Qui c'è un passaggio. Giù. Dai, Ellie. Okay. Un poco casino mi diceva. Merda, un'altra pattuglia. Giù. Sono davvero tanti qua fuori. Sì. Come facciamo a superarli? Non si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Qua c'è niente, no? Proverò. Sono troppi, Tess. Oh, merda. Prova a distrarli. Ok. Hai sentito? Cacchio, ho sbagliato. Ovvio. Quel tipo di qui, forza. Tess, sai da che parte andare? Aspetta, vediamo dove ci porta. Ok, ok, proseguiamo per di qui. Sì, sembra giusto. Stai vicino. Almeno non piove più. La situazione? Potremmo passare di qui. Sto guardando se c'è qualcosa da prendere, ma no. Merda, merda! Altri soldati! Il bersaglio è ancora libero! Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Ricevuto! Nei veicoli! Rimanete lì, per me. Ok. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Non saprei. Dai, molto vicino. Ok. Ecco, ecco, sì, sì. Abbiamo un po' di cose. Ce l'abbiamo fatta? No, ci sono ancora. Ok. Approfittane per riprendere piatto. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. Ho guardato, quindi possiamo andare. Dai, via. Altro che prendere fiato, dobbiamo pedalare. Wow, wow, aspettatevi! Acceso. Dai.
Bene, sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Ragazzi, vi ripeto che in questi gameplay io non parlerò molto perché voglio proprio farvi assaporare. Porca miseria! Ecco, appunto, voglio... come sono queste edifici da vicino? Voglio proprio farvi assaporare tutto il gioco. Dalle musiche ai dialoghi, all'atmosfera. Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibile. Che cavolo era? Tess, sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Siamo salvi. Per ora. Messaggi che arrivano. Cavolo, è un bel salto. Guarda, il palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. Da qui. Trovato qualcosa lì? No. Cerca. Sta alle vicino per ora. Sprecato anche due colpi anziché uno, vabbè. Visto che se ne trovano tanti, no? Vabbè. Ehi, Tess! Arrivo! Morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. Meglio rovistare e cercare un po' in giro, ragazzi, per raccogliere. Quante più, raccogliere quante più, dicevo, risorse possibili. Qua su cosa c'è? Ok. Oh cazzo, un clicker. Cosa è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezione.
E quindi sono ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Ma i pipistrelli, non appena sentono il click, devi nasconderti. Quindi ci viene introdotto un'altra nuova tipologia. Merda. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Di mostri, ragazzi, quindi in realtà abbiamo scoperto che non ci sono solo dei semplici zombie, ma occhio alla testa. La mutazione poi porta a delle forme più serie, più pericolose. Fantastico. Cerchiamo provviste. Cazzo! Oh, è stata tosta! Creiamo un coltello. Vuoi dirlo? Ok. Tieni, rimettiti in sesto. Grazie mille. Ci curiamo un attimo. Come avete visto, curarsi richiede un po' di tempo, quindi è bene farlo calcolando bene i tempi. Ecco fatto. Prendiamoci tutto quello che è possibile. Forse andiamoci di fretta. Oh, accidenti. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Ok. Via libera. Dai, Ellie. Ok, sei su. Dai. È bello, ragazzi, perché ogni volta che c'è un lampo c'è una vibrazione sul DualShock. Ok. E tutto contribuisce ad aumentare l'immersività. È una cosa che sembra da niente. Ok. Clicker. Merda. Via, via, via. Come vedete troviamo un sacco di cose, perché dobbiamo assolutamente allontanare questo
usciremo sopra l'impalcatura. Fatto. Ellie, stai bene? A parte farmela addosso, sto bene. Andiamo. Dammi un secondo. Eccoci, ragazze. Dai, dentro. Ok. La tromba delle scale è bloccata. Andiamo fuori. Non guardare in basso. Cosa? Stai scherzando? Qui troviamo un'arma. Ok. Ok, però io voglio questa perché ha più colpi. Va bene, va bene. Ok, va bene. Posto così. Runner. Vado a controllare. Rimani con la ragazza. Okay.
Ma dai. Questa parte qui l'ho sempre... mi ha sempre dato dei problemi. Ok, allora adesso la giochiamo in maniera diversa. Questo sempre lo distruggiamo. Almeno uno l'abbiamo fatto fuori, uno in più. Quanto cacchio è resistente sto tipo? Allora... Iniziamo a fare dei fail uno in fila all'altro e il video si sta allungando troppo. Ah.
Allora, no, non possiamo permetterci altri fail. Dai, vieni qua, dai. Tu gira al largo. Come ha fatto a vedermi? Nascondiamoci qui nel nostro solito posto. No, non ho intenzione di morire ancora. Ho già fatto troppi fail. Questa parte che detesto, porca miseria. Thank you.
Scendi! Mille mille fail, ragazzi, mi scuso. Psst. Andiamocene. Un attimo che ho visto. Bene ragazzuoli, io direi che visto l'orario che si è fatto, gli oltre 30 minuti di video, possiamo finirla qui. Mi scuso per qualche fail, ma insomma il bello del gioco anche questo è che è comunque difficile e spinge il giocatore davvero a, insomma, a dover dosare ogni mossa. Lasciatemi un commento per dirmi la vostra, un mi piace o non mi piace secondo il vostro livello di gradimento, e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao ragazzuoli!